culture diverse tra loro e due modi altrettanto diversi di esprimere la sportività. A fronteggiarsi sono un Maserati Levante nella veste trofeo e l'americana Ford Mustang Bullitt. Compariamo due diavoli del genere perché una volta aperto il cofano troviamo in entrambi i casi un possente vuoto che parla ovviamente due lingue diverse. Servono pochi numeri per esprimere quanta potenza siano in grado entrambe di scaricare a terra. 580 cavalli per il lussureggiante Levante Trofeo, mosso da un 3.8 di cilindrata, e 460 cavalli quelli della Mustang Bullitt, con il suo grosso 5 litri. Il titolo dell'esclusività se lo aggiudica la Mustang Bullitt, perché per il nostro paese ne sono previste appena 68 unità, a differenza del Levante che è in listino come top di gamma e non in serie limitata. Guardandole da fuori non possono esserci paragoni, parlano due lingue diverse, l'americana ricalca appieno i canoni dell'antenata GT 390 Fastback, mentre per il SUV italiano ci vuole un occhio ben attento ai dettagli per capire che siamo di fronte proprio alla Trofeo, che propone inedite prese d'aria sul cofano, grandi cerchi in lega da 21 pollici e badge dedicati. Se dentro l'italiana quasi va a coprire la sportività con l'eleganza tipica del tridente, la Mustang rimane fedele allo stile a stelle strisce, volante e sedili sportivi ed un comparto infotainment che così sofisticato non ce lo si aspetterebbe da una vettura che dovrebbe badare più al sodo. In mezzo alla plancia uno schermo LCD da 12 pollici e tanti pulsanti. Da 0 a 100 km/h lo spunta è Maserati in 4 secondi e 1.